Oggi ragazzi vi spiego dove trovare le pietre di forgiatura di color bianco livello 8 e livello 9. Dobbiamo recarci in questa zona e trovare un parassita che sta trasportando un cespuglio, quello che trovate, che vedete sempre nei Far West, quello che cammina sulla strada, ecco come questo. Lo distruggete e all'interno, mi raccomando fate attenzione che qua adesso scoppia, e troverete la pietra da forgiatura, quella bianca, di livello 8. Poi quella di livello 9 la troveremo qua sotto, mi raccomando fate attenzione, se volete esplorare questo dungeon, qua sotto troverete un boss che se lo sconfiggete vi darà un bel vestito e 90.000 rune. Quindi ragazzi dobbiamo solamente scendere qua sotto, un attimo che mi libero di questo tizio qua che veramente sono una scocciatura questi. Ok, allora non ci resta che scendere, quindi mi raccomando fate anche attenzione a non cadere perché se cadete siete morti. Quindi cercate di andare dall'altra parte perché qua era un po' rincoglionita alle 3 del mattino. Sì, da questa parte. Salite per questo lato, ecco qua, come sto facendo io. Prendete la scala e scendete. Ok, una volta raggiunto questo punto, dobbiamo usare la capretta. Quindi fate attenzione al salto come sto facendo io. Davvero professionista, date un po', scendiamo, saliamo là sopra, piano piano. E scendiamo qua sotto. E lì troveremo 4 scheletri, 3 seduti su una sedia e un altro a terra. Allora, questo qua a terra ha la pietra da forgiatura livello 9, le saette, il grasso e un altro invece la foglia. Quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Mi raccomando, lasciate anche un bel like.